I creditori possono pignorare i beni del debitore, immobili e denaro. Il debitore, per un principio generale del nostro ordinamento, risponde dei debiti con tutti i suoi beni. Deve pagare i debiti. Però deve anche vivere. Si può pignorare l'intero reddito del debitore? Oppure è necessario lasciare al debitore una parte di reddito necessaria per vivere? Lo scopriremo dopo la sigla. La pignorabilità o meno dell'intero reddito del lavoratore debitore dipende dalla natura del reddito. La pensione non si può pignorare per intero. Va lasciata al pensionato una somma pari ad una volta e mezzo l'importo dell'assegno sociale, cioè 702 euro, il cosiddetto minimo vitale. La parte eccedente va pignorata nella misura di un quinto, se il creditore è un privato. Se invece il creditore è l'agenzia delle entrate, la parte eccedente il minimo vitale può essere pignorata per un quinto, un settimo o un decimo, a seconda dell'importo della pensione. Vediamo come funziona quando il reddito da pignorare è lo stipendio di un lavoratore subordinato. In questo caso non si applica la regola del minimo vitale. Questo significa che anche uno stipendio di qualche centinaia di euro può essere pignorato. Non c'è una somma, pur minima, intoccabile, come per le pensioni, ma ci sono dei limiti di pignorabilità. Può essere pignorato un quinto dello stipendio, se il creditore è un privato, oppure un quinto, un settimo, un decimo, a seconda dell'ammontare dello stipendio, se il creditore è l'agenzia delle entrate. È l'articolo 545 del Codice di Procedura Civile a prevedere i limiti di pignorabilità per i crediti da lavoro subordinato. Per i lavoratori parasubordinati, come i lavoratori a progetto, i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gli amministratori di società, la giurisprudenza ormai pacificamente ammette che anche per essi si applicano i limiti di pignorabilità previsti all'articolo 545 del Codice di Procedura Civile. Quando ci troviamo di fronte ad un reddito da lavoro autonomo, un reddito professionale o derivante dall'esercizio di un'impresa, non c'è né il limite vitale né limiti di pignorabilità. Si pignora l'intero reddito, non trovando applicazione l'articolo 545 del Codice di Procedura Civile. Al lavoratore a partita IVA viene praticamente pignorato l'intero importo della fattura del compenso. La diversità di trattamento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi l'abbiamo anche nel pignoramento del conto corrente. Se si pignora il conto corrente del pensionato o del lavoratore dipendente, le somme accreditate non possono essere interamente pignorate. Va lasciata nella disponibilità del debitore la somma di 1.404 euro, cioè una somma pari al triplo dell'ammontare dell'assegno sociale. Si può pignorare solo la somma eccedente, le 1.404 euro, se sul conto al momento del pignoramento c'è una somma inferiore a questa cifra, il pignoramento è inefficace. Gli stipendi o le pensioni accreditati successivamente alla notifica del pignoramento sono pignorati nei limiti che abbiamo detto previsti dall'articolo 545 del Codice di Procedura Civile. Per i redditi degli autonomi non ci sono limiti al pignoramento, neppure quando le somme sono accreditate sul conto corrente. Per gli autonomi si pignora l'intero saldo. Qualunque accredito o bonifico sul conto viene bloccato e non può essere più utilizzato dal lavoratore autonomo fino a quando il debito non sia stato interamente pagato, anche quando gli accrediti sono l'unica fonte di reddito e di sostentamento. Poiché l'articolo 545 del Codice Procedura Civile, che abbiamo visto, impone dei limiti di pignoramento, si applica solo ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, il lavoratore autonomo subisce il pignoramento dell'intero, ritrovandosi senza reddito e senza mezzi per vivere. Si tratta di una vera e propria discriminazione, di un diverso ingiustificato trattamento in materia di pignoramento tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
La questione del differente trattamento dei lavoratori autonomi rispetto ai lavoratori dipendenti è stata portata dinanzi alla Corte Costituzionale, ma la Corte delle Leggi ha ritenuto la questione non fondata sul presupposto che il lavoratore autonomo può lavorare per più soggetti, a differenza dei lavoratori dipendenti che traggono il loro sostentamento da un'unica fonte, da un unico datore di lavoro. Vediamo però che l'argomentazione non convince. Nei fatti è irrilevante che il lavoratore autonomo abbia la possibilità di lavorare per vari clienti, se poi ogni bonifico che arriva sul conto viene comunque bloccato e pignorato. Continua dunque a trovare applicazione il regolamento di esecuzione, il DPR 895 del 1950, che stabilisce che i limiti di pignorabilità previsti dall'articolo 545 del codice di procedura civile non si applicano ai compensi per prestazioni eseguite in base a rapporti di lavoro autonomo. A questo punto la questione potrà essere risolta solo dall'intervento del legislatore, che deve estendere i limiti di pignorabilità previsti dall'articolo 545 del codice di procedura civile anche ai redditi dei lavoratori autonomi. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!